18.30, buon sabato sera dagli studi di TG2000. Oggi comincia il viaggio del nostro telegiornale in Venezuela per raccontarvi la crisi politica ed economica del paese, le condizioni drammatiche in cui vive la popolazione ormai da mesi, una situazione che non è più in primo piano nei TG ma che continua a essere disastrosa. Il dato più allarmante riguarda il numero di persone in fuga, in 4 milioni sono andati via. Il prezzo più alto di questa catastrofe umanitaria lo pagano anziani e bambini. Il nostro inviato Vittore Torre è stato a Giare, nella periferia di Caracas. Questo è il suo reportage. Siamo a Giare, una cittadina a 2 ore da Caracas. I dati messi a disposizione da Caritas Venezuela parlano di 3.000 bambini malnutriti su una popolazione di 40.000 abitanti. Entriamo in un negozio di alimentari a 2 passi dalla chiesa. La merce in vendita è tutta qui, qualche melanzana appassita, un po' di zucchero. I prezzi sono altissimi. Un chilo di cipolle costa circa 2 euro, uno stipendio minimo è di circa 6 euro al mese. Io pesavo 95 kg, negli ultimi 2 anni ho perso più di 20 kg. Mangio grazie al pacco alimentare che mi dà il governo. A pagare il prezzo più alto sono i bambini e gli anziani. La Caritas Venezuela sta facendo tutto il possibile per aiutare i più vulnerabili. Distribuisce qualche medicina e assicura assistenza medica. Molti bambini sembrano avere 1 o 2 anni, in realtà hanno 6 o 7 anni. La grave malnutrizione ha bloccato loro la crescita. Oggi abbiamo visitato circa 180 bambini, di loro 150 sono affetti da una grave malnutrizione. Mentre li visito, recito sempre un Ave Maria per trovare la forza di non scoppiare a piangere. Sono vittime innocenti, non è giusto quello che stanno passando. Mia figlia non cresce più, non assimila nulla. Aveva iniziato a camminare, ma adesso ha smesso. A 18 mesi, non sorride più. Mi hanno detto che dovrei cambiare latte, ma come faccio? Io sto impazzendo. Rientriamo in Italia con la politica, il caos al Consiglio Superiore della Magistratura. Questa è la giornata delle smentite, i personaggi coinvolti, l'ex ministro Lotti, il vicepresidente del CSM Ermini e l'ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Palamara si chiamano fuori da presunte pressioni per pilotare le nomine dei vertici dell'organo di autogoverno dei giudici. Augusto Cantelli. Caos e veleni sul CSM, oggi è il giorno delle smentite. Di fronte alle ricostruzioni di stampa frutto di pubblicazioni di intercettazioni su scenari, strategie e pressioni sulle nomine del Consiglio Superiore della Magistratura, il deputato del PD Lotti ribadisce: non ho commesso alcun reato, e in una nota ribatte punto per punto le accuse: nessun intervento su Consip e nessun contatto con il Quirinale, in riferimento ad alcuni stralci di conversazioni in cui lo stesso Lotti millanta di aver parlato con il capo dello Stato, circostanza smentita dal Colle, tutto falso. Interviene anche il vicepresidente del CSM Ermini, che puntualizza: mi consideravano un ostacolo, il mio unico punto di riferimento il capo dello Stato, e smentisce di aver parlato di nomine con Lotti e Palamara. Della stessa opinione l'ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, indagato per corruzione al centro dell'intera vicenda. Mi si accusa ormai di tutto, si sfoga Palamara. Ma il caso CSM scuote il PD dopo la decisione dell'ex ministro Lotti di autosospendersi. L'autosospensione secondo me non è in questo caso una scelta di resa o di fuga. Sul caso interviene anche il ministro della giustizia Bonafede, per il quale serve un muro tra toghe politiche, e dice basta alle degenerazioni delle correnti all'interno del CSM. Intanto il governo è alle prese con il caso Sea-Watch 3, la nave con a bordo i migranti soccorsi mercoledì nel Mediterraneo è ferma a poche miglia da Lampedusa. Il ministro degli interni Salvini ha firmato il divieto d'ingresso in acque italiane, è stato autorizzato però per questioni mediche lo sbarco di 10 persone. Massimiliano Cocchi. 3 minori, 3 donne, di cui 2 incinta, 2 uomini malati e 2 accompagnatori. Sono 10 in tutto le persone per le quali il ministro Salvini ha autorizzato lo sbarco dalla Sea-Watch a Lampedusa, dopo che nel pomeriggio 3 medici sono saliti sulla nave per valutare le condizioni di salute dei naufraghi. A bordo restano dunque 43 persone in attesa di un porto sicuro di destinazione. Questa mattina lo stesso Salvini ha firmato il divieto d'ingresso nelle acque territoriali italiane per la Sea-Watch. Un'eventuale violazione in base
al decreto sicurezza bis, sarebbe sanzionato con una multa fino a 50.000 euro. Ad oggi l'unico porto ad aver dato disponibilità allo sbarco è quello di Tripoli. Una persona ha raccontato di aver dovuto seppellire dei cadaveri per preparare il centro di detenzione alla visita di alcuni operatori esterni. Anche il più piccolo dei minori non accompagnati, che ha solo 12 anni, è stato imprigionato senza un valido motivo. Questa è la Libia raccontata dai migranti a bordo della nave ed è per questo che i volontari di Sea-Watch dicono che non li riporteranno mai indietro. Si tratterebbe di un respingimento di massa e per questo l'Italia è già stata condannata in passato. Inoltre, sia le Nazioni Unite che l'Alto Commissariato per i Rifugiati che l'Unione Europea sono concordi nel ritenere la Libia un porto tutt'altro che sicuro. Il mondo del cinema piange Franco Zeffirelli, il regista totale, così come veniva chiamato, è scomparso a 96 anni. Tante, tra cinema e teatro, le opere del maestro, indimenticabile il suo Gesù di Nazareth. A Firenze, la città dove era nato, sarà allestita la Camera Ardente. Nicola Ferrante. I miei anni 91 passati, se li guardo con criteri biografici, sono stati straordinari. Straordinaria davvero la vita di Franco Zeffirelli, scomparso oggi a 96 anni, compiuti lo scorso febbraio. Eclettico e appassionato, comincia da giovanissimo come attore alla radio, ma presto brilla la passione per il cinema, dai costumi alla scenografia fino alla regia, curata anche per l'opera lirica. Indimenticabile lo sceneggiato Gesù di Nazareth, definito la miglior miniserie televisiva di tutti i tempi. Padre, l'ora è arrivata. Glorifica il figlio tuo perché il figlio glorifichi te. Prima di allora molti altri titoli, dalla bisbetica domata Romeo e Giulietta, poi nel 72 la svolta con Fratello Sole e Sorella Luna. Prima a quel momento ero un regista mondano, anche trattato di argomenti della vita sessuale, le passioni, i delitti. In certo momento ho detto, ma dobbiamo andare avanti così. Nasce allora in lui la riscoperta dei Vangeli e lo sceneggiato Gesù di Nazareth, con il quale, ha dichiarato Monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, Zeffirelli ha impresso nel cuore e nella memoria di tutti il volto di Cristo. Accusato di mostrare un Gesù troppo bello con l'attore Robert Powell, aggiunge Monsignor Milani, Zeffirelli compie invece una scelta precisa: la bellezza è rivelazione del vero, e chi incontra Cristo ha i tratti di chi da tale bellezza è trasformato. Ha dato l'esempio, non è un predicatore che fa una cosa e poi predica un'altra. Lui ha proprio vissuto se stesso. E stasera TV 2000 renderà omaggio al maestro Zeffirelli trasmettendo alle 21.15 un tè con Mussolini che il regista diresse nel 1999. Adesso andiamo a Parigi, dove è in corso la prima messa a Notre Dame dopo l'incendio di due mesi fa che ha devastato la cattedrale. Un rito per poche persone, stiamo vedendo le immagini in diretta, poche persone che per questioni di sicurezza sono tutte, come vedete, munite di elmetto. A celebrarla l'arcivescovo di Parigi, Michel Opetit. La funzione è trasmessa in diretta dall'emittente cattolica francese Cato. Andiamo allora live all'interno della cattedrale per vivere insieme qualche istante della celebrazione molto attesa. Cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Lo scambio della pace, rientriamo in studio. Vittoria dei manifestanti a Hong Kong, cambiamo argomento. La governatrice infatti ha annunciato la sospensione del dibattito sulla controversa legge sulle estradizioni in Cina che ha scatenato le proteste e gli scontri in piazza degli ultimi giorni. Maurizio Rischino. Una vittoria a metà per i manifestanti di Hong Kong. La legge sull'estradizione è stata solo sospesa, non ritirata, e domani, dopo le manifestazioni di domenica e mercoledì scorso, di nuovo in piazza per tornare a chiedere il ritiro totale degli emendamenti su una legge che di fatto prevede soprattutto di estradare prigionieri in Cina.
L'urgenza originaria di varare la legge in questo anno forse non c'è più, ha esordito questa mattina in una conferenza stampa Carrie Lam, governatrice di Hong Kong, per comunicare che il governo ha sospeso la modifica legislativa sull'estradizione. Siamo scontenti dell'annuncio, lo troviamo inaccettabile, ha commentato Jessica Yeung, che ha manifestato nei giorni scorsi insieme ad 1 milione di persone per chiedere al Parlamento di non varare la legge. Nata per estradare un omicida a Taiwan e per evitare che Hong Kong diventi covo di criminali. Ma tutti sospettano che la vera intenzione della riforma è quella di estradare in Cina i dissidenti politici. Pechino ha reagito ricordando che Hong Kong nel 97 è passata da colonia britannica a regione amministrativa speciale della Cina. Il fronte per i diritti umani e civili di Hong Kong, oltre a tornare a fare pressione domani in piazza per il ritiro completo della legge sull'estradizione, ha chiesto le scuse per l'uso della forza da parte della polizia che ha ferito 81 persone e il rilascio senza alcuna incriminazione delle persone arrestate durante le manifestazioni. Lunedì invece sciopero di sindacati e imprenditori. In Eritrea adesso, dove il governo ha ordinato alla Chiesa Cattolica di consegnare allo Stato tutti i centri sanitari gestiti dalla Chiesa, lo riferisce Fides, l'agenzia dei missionari, funzionari governativi si sono presentati nelle strutture cattoliche e hanno chiesto agli amministratori di firmare un documento che sancisce il passaggio di proprietà. Molti amministratori si sono rifiutati di firmare e i funzionari del governo hanno allora chiuso i centri sanitari, sgomberando dal personale, impedendo di fatto di continuare a fornire assistenza medica a molti malati. Si tratta di un provvedimento che desta forte preoccupazione e sconcerto nelle comunità cattoliche locali, commenta Fides. Rientriamo in Italia. Dopodomani, e cioè lunedì 17, il Tax Day, come viene chiamato il primo giorno dell'anno in cui imprese e famiglie sono chiamate a versare allo Stato una cifra totale di oltre 32 miliardi di euro. Luciano Piscaglia. IMU e TASI, IVA e ritenute IRPEF. Sarà un vero e proprio lunedì nero il prossimo 17 giugno, nel primo Tax Day dell'anno, che dovrebbe cadere oggi ma essendo sabato slitta a lunedì, imprese e famiglie dovranno infatti versare nelle casse dello Stato, secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre, quasi 33 miliardi di euro. Iniziamo dagli imprenditori, che dovranno versare al fisco le ritenute IRPEF dei dipendenti e dei collaboratori per una cifra pari a circa 12 miliardi di euro. A seguito famiglie e imprese chiamate a pagare quasi 10 miliardi di euro per IMU e TASI sulle seconde e terze case e sugli immobili strumentali. Altri 10 miliardi circa per l'IVA usciranno dalle casse di industriali, commercianti, artigiani e lavoratori autonomi e poco meno di un altro miliardo infine arriverà allo Stato dalle ritenute IRPEF sui compensi dei lavoratori autonomi. In tutto quindi finirà nelle casse pubbliche la ragguardevole cifra di 32 miliardi e 600 milioni di euro. Una scadenza che famiglie e imprese affrontano con sempre maggiore preoccupazione per le crescenti difficoltà di accesso al credito, ma anche per la complessità del nostro sistema tributario. Una burocrazia fiscale che costa agli imprenditori circa 3 miliardi di euro l'anno e che, sempre secondo la CGA, a volte mette in seria difficoltà anche CAF e commercialisti. E veniamo al caso che ha segnato la storia della cronaca giudiziaria italiana e non solo italiana. 8 anni dopo, dalla sua scarcerazione, Amanda Knox, assolta in via definitiva per l'omicidio di Meredith Kercher, è tornata in Italia per partecipare al Festival della Giustizia Penale di Modena e ha accusato il sistema mediatico. Sono una vittima, ha detto Marco Burini. Piange e accusa Amanda Knox. Al Festival della Giustizia Penale di Modena, di cui è la star indiscussa, la 31enne di Seattle ha preso la parola dopo aver singhiozzato a lungo per accusare i media di averla descritta come una psicopatica e di aver costruito su di lei una storia che piace alla gente, che fa vendere. La Knox torna in Italia per la prima volta dal 2011, quando venne scarcerata dopo 4 anni di prigione, mentre nel 2015 è stata definitivamente assolta dall'accusa di aver ucciso, insieme con Raffaele Sollecito, la studentessa britannica Meredith Kercher, di 21 anni, con la quale condivideva un appartamento universitario a Perugia. La notte tra il 1° e il 2 novembre 2007, per l'omicidio è stato condannato a 16 anni l'ivoriano Rudy Guédé. Una vicenda giudiziaria complicatissima, con 2 condanne e 2 assoluzioni e un contorno mediatico che è subito diventato il piatto forte. La Knox è stata
protagonista di un documentario di Netflix sul suo caso, caso che ha generato una montagna di articoli, libri e film. Ma oggi ha attaccato duramente il sistema mediatico, che l'ha trasformata in un mostro, dice. Francesco Maresca, il legale della famiglia Kercher, ha chiesto rispetto per la vittima e ha accusato la Knox, con tutte queste apparizioni in pubblico, di voler tenere l'attenzione su di sé. Cambiamo argomento. A Camerino, nelle Marche, una delle terre più colpite dal sisma del 2016, domani arriva il Papa e l'attesa della popolazione la viviamo in diretta con Paolo Fucili. Paolo, raccontaci un po' il clima che c'è lì. Buonasera Barbara, a te e ai nostri telespettatori. Io mi trovo esattamente tra Campo Sportivo, dove il Papa atterrerà, e il centro della città, alla mia destra. Su questo luogo esatto dove sono invece si trovano i cosiddetti SAE, le cosiddette SAE, soluzioni abitative di emergenza. Cioè sono le case che sono state destinate ai terremotati di ottobre 2016. Papa Francesco, la prima tappa sua sarà qui, ne visiterà tre, chissà che non faccia qualche fuori programma, ne aggiunga qualcun'altra per visitarla. Appunto c'è tanta emozione tra la gente che qui vive, emozione, accoglienza sarà semplice, però la domanda che oggi facevano è come ci si rivolge a Papa Francesco, tanto per rendere un'idea, come ci si rivolge al Papa. La visita proseguirà nel centro città, Francesco visiterà la cattedrale, ma la messa sarà celebrata a Piazza Cavour, una piazza piuttosto piccola, ci sono anche misure di sicurezza, quindi l'accesso sarà limitato a poche persone, ma sono previsti maxi schermi da cui la visita potrà essere seguita in tutta la città. Francesco visiterà anche una chiesa, Santa Maria in Via, il pranzo lo consumerà insieme al clero di questa diocesi, ripartirà alle 3 per Roma in elicottero dopo aver salutato i bambini della prima comunione. Sarà un segno di speranza per questa città, per tutte le località del centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 17, una spinta alla ricostruzione che qui in tanti aspettano. L'attesa della giornata di domani, che sarà storica per questi luoghi, ce la racconta Cristiana Caricato nel servizio che prego di mandare in onda, poi linea allo studio. Avrà il casco giallo in testa mentre percorrerà poche centinaia di metri dentro la carne ferita di Camerino. Una camminata, quella del Papa, tra palazzi puntellati, brandelli di memoria, vite interrotte, nel silenzio che avvolge la zona rossa. I passi più importanti per la città piegata dal sisma del 26 ottobre del 2016, sospesa nella sua quotidianità, oggi esiliata nella zona delle soluzioni abitative d'emergenza, dove si rimane aggrappati ai ritmi tranquilli della provincia. Questa terra ha avuto tre terremoti. Il primo terremoto è quello strutturale che lei può vedere girando per le strade, poi c'è un terremoto nascosto che è quello interiore delle ferite che la gente si porta dentro, ma potrebbe esserci un terremoto peggiore che è quello delle promesse, che è il terremoto in cui potrebbero tante promesse essere distrutte come le case, quindi non essere mantenute. Vicinanza, attenzione, accompagnamento nel complesso lavoro di ricostruzione, è questo che la gente attende dal pontefice, che domani visiterà il villaggio che ha accolto i terremotati. Io credo che la visita del Santo Padre sia veramente il dono più grande che poteva essere fatto, perché significa riportare speranza, riportare fiducia, capire che c'è un futuro per questa gente. La messa, celebrata nella piazza ingabbiata da ponteggi, di fronte alla cattedrale sgretolata, il salotto di Camerino che mostra gli strappi e le lacerazioni. Francesco, immerso nel dramma di una comunità che prova a rialzare la testa. L'attenzione che il Santo Padre vuole dedicare a tutta la città di Camerino, ma credo a tutte le popolazioni terremotate, fa sì che, e deve far sì che, anche coloro che hanno delle responsabilità di governo riaccendano i fari sul cratere, quindi sulla necessità che si avvii un processo di ricostruzione. Intorno al Papa, una chiesa che non ha mai abbandonato il campo, ma che ha bisogno di un'iniezione di speranza. Che se anche siamo dimenticati, forse, dagli uomini, il Signore non ci ha dimenticato. E che se anche siamo disgregati, c'è un pastore buono che ci può aiutare a ritrovare l'unità. E c'è un Padre che per noi è segno di Dio Padre, che viene a dirci che siamo comunque figli amati.
Torniamo dentro un'altra cattedrale a Parigi, a Notre Dame, lo abbiamo detto, c'è la messa dopo due mesi dall'incendio che l'ha devastata, sono gli ultimi momenti della celebrazione, sentiamo i canti. Così dunque la messa a Notre Dame celebrata dall'arcivescovo di Parigi, Opetit. Adesso cambiamo argomento, a due passi dal Vaticano, in via della conciliazione, oggi è stata allestita una lunghissima tavolata solidale, un'iniziativa che si è svolta in contemporanea in altre 24 città per un totale di 5.000 commensali italiani e stranieri. Per i dettagli sentiamo Federico Plotti. È l'Italia che rifiuta i muri e le barriere, che crede che l'immigrazione possa essere una risorsa, anche e soprattutto culturale. Oggi nelle strade e nelle piazze di 24 città, da nord a sud del nostro paese, migliaia di immigrati, insieme ad esponenti delle istituzioni, a semplici cittadini, hanno pranzato insieme sotto il segno della comprensione e dell'accoglienza. Una tavolata idealmente lunga oltre 1.000 chilometri, voluta e organizzata dalla FOCSIV, la federazione che riunisce le organizzazioni cristiane che si occupano di volontariato internazionale, insieme agli scout del Masci. Non solo è il pane che si spezza assieme, ma è anche la cultura che abbiamo, appunto diversa, le esperienze, le sofferenze e le gioie. Noi vogliamo esprimere per strada, con la gente, alla gente, che l'Italia è un'esperienza, è un paese accogliente, che l'Italia è un paese di convivialità, di solidarietà. A Roma, all'ombra del cupolone, Via della Conciliazione si è trasformata in un vero e proprio ristorante all'aperto. Da dove vieni innanzitutto? Io dal Gambia. Dal Gambia? Sì. E quando sei arrivato in Italia? È il 2014. Come sei arrivato? La barca. Con la barca. Sì. Sei partito anche tu, hai fatto il viaggio che hanno fatto in tanti. Sei partito dalla Libia poi alla fine? Sì, sì. Colori diversi, voci diverse, ma tutte dello stesso coro, quello che sostiene la solidarietà e l'uguaglianza tra tutti gli uomini e le donne di questo mondo. Fine settimana rovente questo in Italia, in molti sicuramente andranno al mare, ma ci siamo chiesti quanto costa andare in una spiaggia, in un lido, e ci è andato per noi per raccogliere qualche testimonianza Francesco Durante. Ancora qualche giorno e arriverà l'estate, ma gli appassionati del sole e del mare non hanno perso l'occasione di questo fine settimana all'insegna del bel tempo per un tuffo in acqua e un po' di relax sulla spiaggia. Siamo una famiglia di 3 persone, un bambino, c'è la cuginetta e oggi è la prima volta che veniamo al mare finalmente. C'è chi sceglie la costa e la spiaggia libera e chi invece preferisce lo stabilimento balneare per i tanti servizi offerti. Ma secondo una recente indagine dell'ADOC, Associazione Difesa Orientamento Consumatori, la spesa media sostenuta da una famiglia per una giornata al mare è pari a 26 euro, noleggiando solo un ombrellone, un lettino e una sdraio. Se poi si aggiungono servizi extra come la cabina e l'uso delle docce, il costo sale a 33 euro. Io oggi per fare la giornata al mare ho speso tra benzina, lettino e il pranzo una 50 euro. E contro il caro spiaggia a volte basta solo un po' di organizzazione e si arriva a spendere anche poco o nulla. L'ombrellone ce lo portiamo, il lettino ce lo portiamo e così via, il mangiare pure. Potremmo consumare un caffè, dei giornali. Oggi in questo caso con le mie amiche che risparmiano ho speso 20 euro. Normalmente di più, dipende con chi esci. Adesso con Luigi Ferraiuolo vogliamo ricordare Don Luigi Sturzo. A Caltagirone infatti studiosi e politici si stanno confrontando sui 12 punti del programma del Partito Popolare Italiano a 100 anni dall'appello ai liberi e forti.
Luigi Sturzo, prima che statista, politico, sociologo, era un sacerdote obbediente alla Chiesa, un uomo di Dio che ha lottato strenuamente per difendere e incarnare gli insegnamenti evangelici. Nella sua terra di Sicilia, nei lunghi anni di esilio in Inghilterra e negli Stati Uniti e negli ultimi anni della sua vita a Roma. Lo scrive Papa Francesco nel messaggio inviato ai partecipanti al convegno internazionale in corso a Caltagirone, città natale del servo di Dio Don Sturzo, in occasione del centenario dell'appello a tutti gli uomini liberi e forti. Partì proprio dalla Rerum Novarum, che è il fondamento della dottrina sociale della Chiesa. Lui ha costruito proprio su questa dottrina sociale della Chiesa tutto il suo impianto, e l'appello ai liberi e forti non era altro che l'esplicitazione di quei principi. Un manifesto che ha rappresentato la base del progetto politico del Partito Popolare Italiano. Famiglia, scuola, lavoro, immigrazione, ambiente, riforme istituzionali, Europa sono solo alcuni dei temi al centro del convegno che si chiuderà domani, dal titolo L'attualità di un impegno nuovo. Vale anche oggi, in quanto noi abbiamo tante questioni aperte, simili. A 100 anni dall'appello, tutte le principali associazioni, enti, università che si ispirano alla dottrina sociale della Chiesa, uniti e insieme, attualizzeranno l'appello. Sturzo pensava ad una società che fraternamente fosse capace di ridire l'importanza della dignità umana. Ci salutiamo con Couscous TV, la rubrica che ci racconta come i media del mondo arabo hanno affrontato i principali temi di attualità della settimana. Noi ci rivediamo alle 20:30 con tutti gli aggiornamenti. A dopo.